Forse 700. 800. 700 forse. Ah. O no? Ah, vince lei. Vedi con le, vedi, con le schede, perforate, che sono antesignane del computer, se vogliamo. Facevano tutti quei razzi meravigliosi. Girato. Thank you.
ormai per l'uomo di Piacenza. Una doppia camera. Torchio vite da Zecca Fiorentina. Piglia idraulica. Ma non si attribuisce un'attenzione nuova all'illustrazione, che diventa elemento centrale dell'impaginazione del libro. Nel 1501, con la pubblicazione dell'Eneide di Virgilio, inaugura il maneggevole formato in ottavo, detto Albina, in suo onore, per il celebre corsivo italico, inclinato a destra, ancora oggi in uso. I libri a stampa non sono solo raffinate edizioni, ma anche oggetti a basso costo che contribuiscono in maniera importante all'alfabetizzazione. Una grammatica elementare costava quanto un pollo o una mezza giornata di lavoro di un apprendista manovale veneziano. La possibilità di stampare molte copie dello stesso libro in breve tempo e a un costo accessibile accelera la diffusione delle idee e il confronto attorno ad esse. Le autorità civili ed ecclesiastiche si adeguano a questa nuova realtà, stabilendo ben presto sistemi di controllo tramite privilegi, permessi stampa, fino ad arrivare alla censura. Il libro che tu Andrea Palladio del Pantheon.
Scopri come funziona il tuo pensiero a dati. Vedete? Allora, prova a comporre una parola. Allora, interessante.
classe.
without I wish you il 150
pedali. Andiamo avanti. Di planare. Nell'elicottero, se ci ferma il motore, che è quello che tiene in funzione il rotore, per far girare il rotore, non è proprio che si comincia una manovra, ma una il serpente vola via. Il serpente vola via. No, andate, vuole trovarlo? Magari. Magari si prende la seconda, poi dopo dà la colpa a me. Grazie. Anche il elicottero poi non vuoi provare? Diversi, prova. Leonardo, siamo arrivati all'elicottero. Qui abbiamo proprio finito la mostra del Museo delle Scienze di Milano. Sette. Giù 31, 29, 110, diceva Chavez. Nove. Solo questi vertipiti eliche con i modellini, i modellini. Vi saluto. Thank you.
Ecco, via Venezia. Una rossa. Non si può entrare, eh? Un attimo. Il negozio può entrare? Sì, grazie. Sono un segnalino.
Una curiosità, si può uscire da qua o no? Sì. Grazie mille, grazie. Buongiorno. Oltre 700. 800. 700. Ah. O no? Nato all'inizio dell'800. Ah, vince lei. No, vedi, quelle, vedi con le schede, perforate, che sono antesignane del computer, se vogliamo. Facevano tutti quei razzi meravigliosi. Grazie.
scenografo e costruttore della prima metà del 400, Filippo Brunelleschi aveva avuto l'ardire di progettare la cupola di muratura, il grande Roma. Ormai per zona di Piacenza. Uno doppia camera. Torchio di vite da Zecca Fiorentina. Piega idraulica. Ma non si attribuisce un'attenzione nuova all'illustrazione, che diventa elemento centrale dell'impaginazione del libro. Nel 1501, con la pubblicazione dell'Eneide di Virgilio, inaugura il maneggevole formato in ottavo, detto Albina, in suo onore, e il celebre corsivo italico, inclinato a destra, ancora oggi in uso. I libri a stampa non sono solo raffinate edizioni, ma anche oggetti a basso costo che contribuiscono in maniera importante all'alfabetizzazione. Una grammatica elementare costava quanto un pollo
o una mezza giornata di lavoro di un apprendista manovale veneziano. La possibilità di stampare molte copie dello stesso libro in breve tempo e a un costo accessibile accelera la diffusione delle idee e il confronto attorno ad esse. Le autorità civili ed ecclesiastiche si adeguano a questa nuova realtà, stabilendo ben presto sistemi di controllo tramite privilegi, permessi stampa, fino ad arrivare alla censura. Il libro di scrittura di Andrea Palladio, del Pantheon. Thank you.
160.
che c'è l'appartamento lì sopra, che l'ha veduta su sommergibile. Without I wish you il 150
così lo giri. Questo è il pedale. Siamo lì. Di planare. Nell'elicottero, se ci ferma il motore, che è quello che tiene in funzione il rotore, per far girare il rotore, ne è fatto comunque una manovra, sta attento a quella via. Sta attento a quella via. No, no, vuoi provarlo? Magari. Magari se prende la seconda, poi dopo dà la colpa a me. Grazie. Anche il elicottero. Poi non vuoi provare? Diversi, prova. Leonardo, siamo arrivati all'elicottero. Qui abbiamo proprio finito la mostra del Museo di Scienze di Milano. Sette. Giù 31, 29, 110, diceva Chavez. Nove. Solo questi vertipiti eliche, alcuni modellini, pochi modellini. Vi saluto.
del Pavia Venezia. Una rossa. Non si può entrare? Un attimo. Il negozio può entrare? Sì, grazie. Sono un segnale.
Una curiosità, si può uscire da qua o no? Sì. Grazie mille, grazie. Io no. Thank you.